L'orario di riapertura è alle 2. Mancano 20 minuti, non sa leggere? Mi apra! C'è di mezzo un omicidio. Mi mostri quel gioco di scacchi che è in vetrina. Un momento, così mi sfascia tutto. Piano, faccia con calma. Ma che ha detto? Un omicidio? La regina non è originale. E vede le mani separate. Quella autentica le ha unite. È qui per comprare o per criticare? Quanto costa? 500 baht. È un ottimo prezzo, mi creda. Non ho abbastanza soldi. Lei però questo gioco non lo vende a nessun altro. Come ha detto? Io prendo un taxi e vado alla polizia criminale. E nel frattempo lei mi deve promettere che... Ma niente affatto. Questo è un negozio e vendo a chi mi pare. Lei entra qui di prepotenza, disturba il mio riposo, mi disprezza la merce e ora pretende addirittura che io non venda. Lei è obbligato a non vendere. È la prova di un omicidio. Oh, si è desi retta a tutti. Io l'ho avvertita. Tornerò presto. Quella è matta. C'è una signora che vuole assolutamente... Ah, buongiorno, signor Coster. Scusi se la disturbo, ma ho scoperto una cosa. Non si ricorda più di me? Sì, solo che ora non mi viene in mente il suo nome. Sylvia Clatt. Già, l'omicidio Marolm 2 anni fa, la sua brava segretaria. Esatto. Ho ritrovato gli scacchi, commissario. No. Sì. Quando? Beh, neanche mezz'ora fa. E dove? In un negozio d'antiquariato. Ah, il negoziante è così scortese. Ha perfino rifiutato di vendermi la scacchiera. Ho visto che c'è una regina falsa. Andate con la signora. Voglio quel gioco di scacchi ad ogni costo. È stata molto gentile a venire da me. La ringrazio di vero cuore. Arrivederla. Signor Custer, vuole spiegarmi? Sì, sì, subito, signor Milling. Qui, Custer. Voglio la pratica Marolm dall'archivio. Marolm. Sì, 2 anni fa. Voglio dare un'occhiata ai reperti in nostro possesso. Portatemeli qui. Sì, ma fate presto. Grazie. Io del caso Marolm non ricordo un bel niente. È successo 2 anni fa. Ah, i casi di omicidio non risolti mi danno sempre attacchi di ulcera. E l'ultimo l'ho avuto per Marolm. Ah, ora mi viene in mente. Non era titolare di un panificio? Sì, gli spararono in casa sua e lo derubarono. Tra le altre cose sparì anche un gioco di scacchi arabo di un certo pregio. Ma che fine avrà fatto la regina? Perché ora ce n'è una falsa? Quella originale non può esserci. La vittima la stringeva nelle mani, così. Ricordo che io stesso gli aprii le dita per prendere la regina. E gli scacchi? Venduti. No. Sì. Polizia criminale, quella scacchiera è un corpo del reato. La signora qui le aveva detto che non poteva venderla, signora... Bolander. Non posso crederci. Glielo avevo spiegato tanto chiaramente. Questa signora irrompe nel mio negozio dopo avermi costretto ad aprire. E poi mi racconta un sacco di storie. Io ho pensato che fosse una matta. E come potevo immaginare che... Quando ha venduto gli scacchi, mi scusi? Un quarto d'ora fa, senza nemmeno trattare. E tutto in contanti. Rinunciare a un affare così non me lo posso proprio permettere. Chi è l'acquirente? È un suo cliente abituale? No. Ma mi ha lasciato il suo biglietto da visita. Vuole che lo chiami quando avrò qualcosa di interessante. Posso vedere? Prego. Grazie, signor Bolander. Può darsi che ci rivedremo. Vieni. Non avrebbe avuto fastidi se mi avesse dato retta. Spero tanto di non rivederla. Conrad Marolm era uno stravagante e in famiglia un tiranno. Ha vissuto 65 anni e 3 giorni. Questa è una foto della scientifica. Già. È morto a mezzanotte. La segretaria l'ha trovato così la mattina seguente. La signora che prima si agitava tanto? Sì, Sylvia Clatt. È divorziata e senza figli. La mia migliore testimone. Mi aiutò in ogni modo.
ma non ottenne niente. Già, fu l'unica a collaborare. Consideri che i familiari, le tre figlie e i rispettivi mariti, si mostrarono ostili alla polizia fino in fondo. Ostinati e arroganti. Lei li sospettava? Sì, avevo le mie buone ragioni. Con la morte del padre si arricchivano tutti quanti. Un consorzio di industriali inglesi comprò il panificio per 20 milioni di marchi. Un momento, ma non era omicidio per rapina? Può essere stata tutta una messa in scena. Guardi, questo è il primo piano della sua mano sinistra. Gliel'ho aperta io, come le ho detto. E questa è l'autentica Regina Nera. Con chi giocava a scacchi la notte dell'omicidio? Contro se stesso, sempre. Rigiocava le partite dei grandi maestri. Era un misantropo. Sì, era un uomo solo. Boh, non era certo un intellettuale, ma da umile fornaio riuscì a diventare proprietario del panificio. La Regina Nera è il nostro unico indizio. Cherchez la femme. Signor Griffin, lei ha comperato un oggetto nel negozio del signor Bolander. Un gioco di scacchi. Sì, e allora? Potrei vederlo? Naturalmente, un momento. È sicura? Sicurissima. Ecco, la Regina Nera è falsa. Ma lei come fa a saperlo? Qualsiasi antiquario onesto non gliel'avrebbe mai venduto per soli 500 marchi. Vale molto di più. Mi dispiace, ma sono costretto a sequestrare gli scacchi. Aspetti un momento, anche se lei è un poliziotto, non può fare come vuole. Io l'ho comperato, è di mia proprietà. E infatti le rilasciamo una ricevuta. Ma quale ricevuta? Era un dono per un compleanno. Signor Griffin, quel gioco è un elemento di prova in un caso di omicidio. Un omicidio? Ecco, la vera regina e siamo a posto. Grazie, siete stati bravissimi. Anzi, mi sento commosso. Perché? Brenner vuole dire che un elogio da parte sua è come fare Pasqua e Natale insieme. Anche tu sei commosso? No. Neanche io. Hyman, hai chiesto a quel Bolander da chi ha avuto questo gioco di scacchi? Gliel'ho chiesto. Mi ha detto che non se ne ricorda. Cosa? E vi siete accontentati di questo? Beh, tu rimani al telefono e tu vieni con me. Va bene. Non lo so, signor commissario. Vende degli scacchi arabi per 500 marchi e afferma di non sapere da dove vengono? Non lo so, come devo dirglielo? Signor Bolander, si tratta di un caso di omicidio non risolto. 2 anni fa dovemmo rinunciare e adesso salta fuori quel gioco che può condurci all'assassino. Lo protegge? Vuole essere suo complice? Non ha un registro delle merci, ci dovrebbe essere scritto ogni acquisto. Oh sì, certo. Le dispiace prenderlo? Glielo do volentieri. Qui da me è tutto in regola, seguo tutte le norme. Solo che... Solo che cosa? Insomma, quegli scacchi non sono registrati, ecco. Perché no? Perché... Ecco, io un giorno li ho trovati laggiù, su quel segretario. Qui, li hanno lasciati qui. Chi? Se lo sapessi io... Può essere stata la Befana. Signor Bolander, è vietato vendere un oggetto quando non si sa a chi appartiene. Io le vorrei credere, ma per quanto mi sforzi non ci riesco. È la verità, signor commissario. E dopo che cosa ha fatto? Beh, ecco, erano degli scacchi antichi di valore. Erano nel mio negozio, piovuti dal cielo. Nessuno è venuto a cercarli. E così io ho pensato, se sostituissi la regina mancante, potrei venderli molto bene. Ah, ma ho aspettato una settimana, fino all'altro ieri. E poi li ho messi là, in vetrine. Il resto lo sapete già, no? Chi ha scolpito la regina mancante? Sono lavoretti che faccio io. Ah, lei è un intagliatore. Per caso ho infranto qualche legge? Non mi sento di escluderlo. Glielo faremo sapere al più presto. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
cosa, vedi? Buongiorno. Buongiorno. Vorremmo parlare con la signorina Marolm. Va bene, vado subito ad avvertirla, se vogliono accomodarsi in quella stanza. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Si ricorda ancora di noi? Sono passati 2 anni. Oh, sì. Mi ricordo di lei, soprattutto. Prego. Oh, non siamo certo i benvenuti. Benvenuti, dice. Dopo tutte quelle domande che mi ha fatto allora. Veramente non le ho fatte solo a lei, ma anche alle sue sorelle e ai suoi cognati. Oh, e poi si trattava dell'omicidio di suo padre. E oggi di che si tratta? Beh, di suo padre, fa vedere. Ieri pomeriggio abbiamo finalmente ritrovato gli scacchi di suo padre. Li riconosce? La devo deludere. Io non gioco a scacchi, non li ho mai toccati. Non le saprei dire se sono quelli giusti. Sono quelli giusti, su questo non c'è dubbio. Allora meglio così, no? Se lei preferisce usare questo tono, faremo altrettanto. Le dovrebbe interessare che si faccia luce sulla morte di suo padre. Interessarmi? Oh, mi scusi, ma io lo trovo naturale. Forse sono una figlia snaturata. Mio padre non faceva altro che ripetermelo. Lui non riusciva a sopportare come sono fatta. A me non piacciono gli uomini. Già, se avessi sposato un robusto panettiere, allora sì che... Cosa c'è, Tea? La piccola Francisca si è slogata una caviglia. Ah, tu prepara l'occorrente e adesso arrivo. Va bene. Nonostante abbia ereditato una fortuna, lei continua a lavorare. Con la differenza che adesso questa scuola è mia. Il palazzo, il parco e tutto il terreno che lo circonda. Ha investito bene il denaro, complimenti. Sì, lo penso anch'io. È vero che sua sorella ha comprato un grande impianto di campi da tennis a Grünwald? La vita delle mie sorelle non mi interessa per niente. Noi Marolm abbiamo un senso della famiglia decisamente particolare. Non ci può soffrire. Le eravamo antipatici già allora. È fatta così. Ora dove andiamo? Da sua sorella Doris. Stessa pasta, ma diverso formato. Aspetta, diamo prima un'occhiata senza che ci veda. No, Patrizia. No, no. Più morbida sulle ginocchia, Patrizia. Qui, più sciolta, eh? Molto di più. Bene. E ora la spalla destra un po' più avanti. Ancora. Così va bene. E ora, stando ben rilassata, ondeggiare. Ondeggiare così. Eh? È con tutto il corpo che deve ondeggiare. È chiaro? Si dà da fare. Smettiamo per oggi, Patrizia? Sì, basta. Basta così, Peter, grazie. Come 2 anni fa. Si prende cura delle nuove leve. E la moglie continua a subire. La vedi in giro? No. Stai facendo grandi progressi, Patrizia, davvero? Oh, grazie a te. È pronta l'altra mia racchetta? Prontissima. Posso venire a prenderla? D'accordo, vieni. Vengono qui.
chissà che cosa andranno a fare là dentro. Oh, le possibilità sono tante. Arriva la moglie. Elegante come sempre. Adesso viene il bello. Non credo che sia una novità per lei. Già. È arrivata proprio nel momento sbagliato. Spero che sia quello giusto per noi. Su, prendiamo gli scacchi. Ma perché ti agiti così, Doris? Sei volgare e meschino, Lothar. Andiamo. Soltanto perché ho fatto due carezze alla piccola. Se non fossi arrivata qui per combinazione... Doris! Su questo tema abbiamo già parlato altre mille volte. E abbiamo preso degli accordi ben precisi. Ma devi per forza farli qui, i tuoi porci comodi. E dove, allora? Ma perché mi devi tormentare così? Perché so che ti diverte, anche se affermi il contrario. E perché amo formare nuovi talenti. Questo è il ringraziamento. Per cosa? I campi da tennis io li ho acquistati per te, caro. Sì? Ma a nome tuo? È naturale. Soltanto così io ti posso cacciare in qualsiasi momento. Ma davvero? Beh, è perché non ci provi. Tu mi stai minacciando, Lothar. Ti ho semplicemente risposto. Lothar! Ma perché tutte le volte finiamo quasi per litigare? Tesoro, se non rispetti le regole del gioco, è inevitabile. Mi avevi detto che saresti venuta qui a mezzogiorno. Adesso sono le 10. Si fanno queste sorprese. Non è leale, tesoro mio. Buongiorno, disturbiamo? Da dove sbucate voi due? Un momento, lei non è quel... Sì, proprio, sono quel Koster di 2 anni fa. E questo è il mio collega Haim. Buongiorno. È il mio aiutante, apri pure. Perché è qui? Per mostrarle una cosa. Lo riconosce? È il gioco degli scacchi di suo padre. Allora sparì, adesso salta fuori all'improvviso. A questo punto contiamo molto sul suo aiuto. Lei vorrebbe che l'aiutassi. Gioco solo a bridge. Oh. E lei, signor Gray? Questi pezzi sono bellissimi. Ah, sì, sono arabi. Lei li riconosce? Li avevo visti una sola volta, al compleanno di mio suocero. Lei gioca a scacchi? Sono un appassionato, fin da quando ero bambino. E non ha mai giocato una partita con il povero signor Marlon? Oh. Carissimo, signor Custer. Glielo abbiamo già detto a suo tempo, spiegato fino alla nausea. Crede che mio suocero si sarebbe seduto con me davanti a una scacchiera. E a casa sua. Non l'avrebbe mai fatto. Io per lui ero uno sfaticato. Uno zingaro del tennis. No, entra in casa sua solo una volta. Sì, era il giorno del suo compleanno. Stetti una mezz'ora. Ma poi me ne andai. Ce ne andammo via tutti allora. Signora, è in grado di dirci almeno quando e da chi il signor Marlon ebbe questi scacchi? E fu un regalo? Un acquisto, un ricordo di viaggio, un'eredità. Le ripeto quello che avete già verbalizzato 2 anni fa. Li ebbe in dono da mio cognato, Knut Brecker. Ah, quello che fa le esplosioni nel cinema. È un pirotecnico. Ogni tanto elabora degli effetti speciali per il cinema. Li regalò a papà in occasione dei suoi 65 anni. Knut li aveva acquistati a Tunisi, se non sbaglio. Pirotecnico. E continua ancora questa professione.
Questo lo deve domandare a lui. Tra noi e Knut non ci sono più rapporti. C'è altro che vuole sapere? No, non per oggi. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Bene. È cambiato qualcosa? No, niente. Mi sembra tutto come allora. Ti sbagli. Rifletti bene. 2 anni fa erano tutti quanti sospettati. Perché non concludemmo niente? Perché tutti quanti avevano un alibi di ferro. È giusto. Ma chi confermava il loro alibi? L'uno con l'altro, reciprocamente. Erano tutti molto uniti. Sì, è giusto. Invece oggi? Intende dire quell'aver sottolineato che non hanno contatti? Che non sa cosa facciano le sorelle e il cognato? Intendo proprio questo. E che cosa se ne può dedurre? Beh, tante cose. Cattiva coscienza anche. Se uno della famiglia è colpevole, è preferibile evitare lo scandalo. Sì, giusto anche questo. Brenner, vorrei l'indirizzo del signor Knut Brecker. Prego, signori. Buongiorno, signora Brecker. Buongiorno. I signori sono della polizia. Prego, si accomodino. Grazie. Signora Zobel, sì? Resti qui, per favore. Come desidera. A che devo questa visita? C'è una nuova speranza, signora Brecker. Abbiamo trovato gli scacchi scomparsi. Gli scacchi che suo marito aveva portato da Tunisi come regalo per il compleanno di suo padre. Sì, mi sembra di ricordare. Ora sono di fronte a lei. E noi abbiamo pensato... Pensato, dice? Cosa? Non trova di cattivo gusto chiedere ad una persona cieca se ricorda una cosa che non vede e che non ha mai potuto vedere? Io ne avrei vergogna al suo posto. Oh, mi scusi, me l'ero dimenticato. Sono desolato. Non mi vuole chiedere altro? Sì, non è in casa suo marito. Dovrebbe essere al laboratorio. Quello dietro alla stazione? Sì, quello. Anche l'attività è sempre quella? Sì, è la stessa. Signora, perdoni la domanda diretta, ma ne ha ancora bisogno? Non lo fa certo per vivere. Lavora per diletto e ha successo. Avrei ancora una domanda. Questa villa è enorme e ci sono molti ambienti vuoti. Questo laboratorio, come mai suo marito non l'ha trasferito qui? E lo chiede a me. Se ne vada via. Lei è completamente privo di tatto. La signora ha perso la vista a causa di un incidente avvenuto nel laboratorio del marito e lei domanda perché non l'ha trasferito qui, ma si rende conto? Mi deve scusare, questo non lo sapevo. Mi scusi di nuovo, signora. Buongiorno. Lei da quando è qui come governante? Io sono la dama di compagnia della signora Brecker e non la governante. Bene, la dama di compagnia. Da quando? Da circa 7 mesi. Prima di lei c'era qualcun'altra? Sì. La signora Klatt. Chi? Silvia Klatt? Sì. Dopo essere stata per anni la segretaria del signor Marolm, è stata assunta qui. Lo troverò il signor Brecker adesso. Io mi occupo della signora Brecker. Ciò che fa lui non mi riguarda. Grazie, lei è gentile da far paura. Ripetiamo tutto da capo. Attenzione, vai! Sì, signor Brecker, li abbiamo ritrovati ieri nel negozio di un antiquario, un certo Bolander. Lo conosce per caso? È un nome che ho già sentito.
ma non riesco a ricordare a quale riguardo. Ah, ci rifletta pure con calma, forse le verrà in mente. Volante. No, spiacente, al momento non lo ricordo. Però gli scacchi sono questi, è sicuro. Ma Bolander non sa come siano finiti da lui. Piovuti dal cielo, come per magia. Lei cosa ne pensa? Non credo alla magia. Neanche noi ci crediamo. Ecco, ma c'è un'altra cosa. Il povero signor Marol aveva 3 figlie. Oggi siamo andati a trovarle una per una. E neanche una sembra addolorata per la fine del padre. Non mostrarono un gran dolore già allora, ma oggi ho capito che si risolva o meno il caso, a loro non importa proprio un bel niente. Avranno i loro buoni motivi. Lei ne sa niente, signor Brecker? Sì. E quali sono? Gli stessi di allora. Se lei l'avesse conosciuto non me lo chiederebbe. Mi racconti qualcosa di lui che mi illumina. Glielo descrissi con precisione 2 anni fa. Oh, sia buono, me lo dica ancora. Io ho poca memoria. 3 giorni prima di essere ucciso, per il suo compleanno. Il 65esimo? Sì. Mm-hmm. Ci invitò. Per cortesia, non per amore. E la festa finì in una catastrofe. So molto bene perché siete venuti qua. E so anche perché avete speso tanto per farmi questi regali oggi. Voi pensate che oramai io sia da buttar via. Un vecchio di 65 anni. Voi pensate ora si arrende, ora crolla. Tocca a noi finalmente. Eh? Vi sbagliate di grosso. Io ce la faccio ancora. E il giorno in cui smetterò, il mio posto lo prenderà uno più degno di voi. Sto per adottare un giovane fornaio. Lavora già nella mia azienda, un uomo capace. E farò in modo con il mio testamento, cari miei signori, che nessuno di voi vivrà nel lusso a mie spese. Papà, non siamo venuti qui per farci insultare, smettila. Tu rispondi quando sei interrogata. La più giovane e la più corrotta. La tua condotta di vita... A te non riguarda! Non sono più una bambina, ho 32 anni. E chi amo, con chi vado a letto, sono soltanto affari miei, chiaro? Anche non ti agitare così, tu lo conosci, no? Che vuol dire tu lo conosci? Vuoi criticare tuo padre? Tu non vali certo più di lei. Invece di portare qui... Smettila, papà! Invece di portare qui nella mia casa un vero uomo, uno che diventasse il mio successore, ti sei maritata con un damerino. Uno che sa soltanto correre dietro a una palla da tennis e che ti tradisce a tutto spiano. Senti un po', tu. Da quando in qua ci diamo del tu, noi? Forse lei vuole impedirmi di parlare in casa mia? No! Lei mi fa pena. Dovremmo tutti tremare di paura solo perché lei è diventato miliardario. Tutto questo mi nausea. Me ne vado. Doris, tu vieni? Sì, andate, sparite! Tutti quanti, levatevi dai piedi! Non voglio più vedervi! Marianne, no, tu puoi rimanere. È qui per te sempre aperto. Puoi anche tornare a vivere qui. Grazie. Io sto con mio marito. Ah. Stai con tuo marito. Stai con quel piromane. Un uomo adulto che per tutta la vita non fa che maneggiare petardi, invece di fare qualcosa di utile. Io faccio del pane! Pane! Non lo capite? L'uomo vive di pane e non di petardi. Hai dimenticato quello che ti ha fatto? È sua la colpa se hai perso la vista. Papa! Non voglio più sentire la tua voce. Andò così. Lo rividi soltanto nella bara. 3 giorni dopo. Quel compleanno non mi è mai stato descritto con tanta chiarezza.
Due anni fa nessuno di voi fu molto loquace. Può dirmi la ragione? Sì, lo shock. Era pur sempre il padre. Oh, questo è comprensibile. Mi dica, e la signorina Clark, c'era anche lei per caso alla festa del compleanno? Certamente. E lui la buttò fuori o la fece restare? Oh, se... se rimase, o se... o se venne via con noi. Ora non lo ricordo più. Capisco anche questo. Come si chiama quel giovane? Quale giovane? Ah, sì, quello che lui voleva adottare, il fornaio di cui vi parlò al suo compleanno. Non ne ho idea. Non ne fece il nome. Forse non esisteva. Credo che lo dicesse soltanto per farci paura. Anche questo può essere. Signor Brecker, grazie molte. Scusi il disturbo. Arrivederci. 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 Perché pensa che la signora Clatt sia rimasta con Maron? Lui era fuori di sé. L'ha fatta arrestare per scrivere al notaio, all'avvocato. Per quanto riguarda l'adozione di quel giovane? Sì, può essere, no? Dobbiamo appurare se esiste. E questo lo sapremo domani. Ha dimenticato una cosa. Quale? Scoprire perché la signora Clatt diventò dama di compagnia della signora Brecker. No, non l'ho dimenticato, l'ho soltanto rimandato. Mi dispiace, lavoro qui solo da un anno, non ho conosciuto il vecchio proprietario. Ma può aiutarla certamente il signor Volner, lui è qui da molti anni, da questa parte. Prego. Mi scusi, i signori le vogliono parlare. Avanti. Buongiorno, signor Volner. Buongiorno. Costa, polizia criminale. Vorrei un'informazione da lei. Un'informazione? Sì. Lei conosceva bene il vecchio signor Marolm, no? Ah, sì, molto bene. Prego. Grazie. Allora, mi dica. Grazie. Ho lavorato ben 22 anni per lui. Qui nessuno ha la mia anzianità di servizio. Ah, bene, allora forse a conoscenza dei suoi ultimi piani. So che lui aveva un debole per un giovane fornaio al punto da volerlo come suo successore. Certo, è vero. Martin Ackerman. Scrivi. Non ha famiglia, Marolm l'ho presa a ben volere. Mostrava grande interesse per lui. Gli insegnò personalmente i segreti del mestiere. Voleva perfino iscriverlo a scuola. Economia aziendale, credo. Ha detto che voleva? Eh già. Non poté farlo perché morì prima. Ecco, dove è finito quel giovanotto, lo sa? Beh, quello si è fatto strada ugualmente. Era destino. Ha sposato l'unica figlia del più grande pasticcere di Monaco. Wieland? Esatto, sì, Wieland. Quell'azienda dovrebbe ormai chiamarsi Ackerman. Ha saputo addirittura migliorarla e svilupparla. Il signor Maron è stato più di un padre. Io gli devo tutto. Dicono che fosse un tipo piuttosto irascibile. Non con me. Credo anzi che mi considerasse come un figlio. E come il suo successore? Sì, può darsi. Glielo ha mai manifestato concretamente? No, me lo faceva intuire. Ma il giorno del suo compleanno fu esplicito. Ci racconti. Entrai nel suo ufficio per fargli gli auguri. Mi domandò se me la sentivo di diventare suo figlio adottivo. E lei che rispose? Con gioia, gli dissi. Non vedo perché avrei dovuto rifiutare. Ah, e lui che cosa fece? Beh, era molto felice. Disse così: oggi stesso avvierò la pratica dal notaio. Già. Ma due giorni dopo venne ucciso. Conosceva le sue figlie, i suoi generi? Li vidi al suo funerale per la prima e ultima volta. I rapporti di Maron con i familiari pare che fossero non propriamente idilliaci. Già, come dire, non gli andavano a genio. E spesso era drastico. Miserabili, scansafatiche, irresponsabili. Non usava certo il guanto di velluto. Con la sua morte si sono arricchiti tutti di colpo. Ci ha mai riflettuto? Cosa vuole che ci sia da riflettere? Sono i suoi eredi naturali. 3 settimane dopo incontrai mia moglie. Suo padre mi accolse qui a braccia aperte. Un altro burbero benefico, innamorato pazzo della figlia, e con un gran desiderio di avere un erede maschio. Già, sono figlio della fortuna, signor Custer. Bene, le auguro che la vita le sorrida sempre. Grazie, signor Ackerman. Arrivederci. Arrivederci.
Ciao, Boris, come va? Sono passato per sapere degli scacchi, li hai già venduti? Accidenti, Paul, ti sta cercando da due giorni. Al telefono non risponde mai nessuno. Ero via con il pullman. Non lo sai, c'è stata la polizia. La polizia? E perché? Te l'avevo detto quando hai portato quegli scacchi qui da me, che non voglio fare cose del genere. Come falsificare quella regina? Ma che c'entrano gli scacchi con la polizia, si può sapere? Omicidio. Hanno a che fare con un omicidio. E mi hanno chiesto da chi li ho avuti. Hai dato il mio nome, allora? Oh, no. Perché no? Il libro di entrata delle merci. Non avevo registrato gli scacchi. Perciò io non posso, non devo sapere il nome del proprietario. E così ho dovuto mentire. E allora li hai venduti o no? Sì, naturale. E quello che li ha presi non si è accorto che la regina è falsa. Mi puoi pagare, allora? E per la polizia non prenderla tragicamente. Ora che li hai venduti, il discorso è chiuso. Anch'io non so un granché su quegli scacchi. Ti ho già detto che li ho avuti da un amico che me li ha dati per poco. Ma non mi vuoi dire il suo nome? Ah, oh, certo che mi ricordo. Quel giorno non lo dimenticherò mai. Ah, era davvero fuori di sé. Già, buttò fuori di casa sia le tre figlie che i generi, vero? Sì. E lei rimase con lui? Sì. Gliel'aveva chiesto lui di rimanere? Sì, ma non... Come mai? Per dettarle qualcosa? Sono passati 2 anni. Ma sì, ha ragione. Sì, mi dettò una lettera. Qual era il suo contenuto? Questo non lo ricordo. Non ricorda a chi fosse diretta? Forse al suo notaio. Può essere. Al suo notaio? No. Credo che fossero poche righe. Eh sì, per ringraziare alcuni amici per gli auguri ricevuti. Bene, bene. Mi scusi se abuso così della sua gentilezza, ma c'è ancora una cosa. Non sapevo che lei fosse rimasta legata alla famiglia anche dopo la morte del signor Marron. Sta parlando del mio posto di dama di compagnia, della signora Brecker? Sì, esattamente. Ecco, venni assunta circa un anno dopo il delitto. Una mattina ricevetti una telefonata della signora Brecker. Mi chiese se ero libera e se potevo accettare quel lavoro. Il compenso che offriva era molto buono. Fu per questo che alla fine accettai. Era un lavoro molto faticoso. Ma a dire il vero, non era facile. La signora era malata, aveva l'esaurimento nervoso. Era sempre depressa, molto depressa. Per questo 7 mesi fa ha rassegnato le dimissioni? Sì. Ad un certo punto, a starle vicino, avevo paura di ammalarmi anch'io. Buongiorno, signor Bollinger. Buongiorno a lei. Non sarà altra roba da pagare? No, stavolta c'è anche un pacchetto. Ah, grazie. Arrivederla. Arrivederla, signor Bollinger. Signor Bollinger, cosa è successo? Quel pacchetto. Salve, Costa. Scoperto niente? Più che un tentativo di omicidio, beh, sembra uno scherzo. Forse per spaventarlo. Magnesio in polvere, quello che si usava per le foto. Tipo d'innesco? Una comune pila. Collegata allo spago del pacchetto. Lavoro da esperti? Sì e no. È
Buongiorno. Buongiorno. Allora, come va il ferito? Niente di grave. Signor Bolander. Sì? Ha idea di chi sia stato a farle questa cattiveria? No, no. Conosce un certo Brecker? Knut Brecker. No. Come vanno gli occhi ora? Può leggere qui? Ancora un po' sfocato. Allora è meglio che venga con noi. Va bene. Su, coraggio. Tanti auguri, signor Bolander. Grazie. Allora, che cosa ne pensi? Knut Brecker? Non credo, mi sembra poco probabile. Non penso che sia così ingenuo. Ma allora chi? Qualcuno della famiglia che vuole incolpare lui. Oh, che vuole spaventarlo un po'. Prossima mossa? Li facciamo pedinare. Tutta la marmaglia, come direbbe il povero Marolm. Sì, di nuovo Brecker. La devo rivedere oggi. No, è meglio di nuovo in quella birreria. Sì, tra mezz'ora. Sì. Pronto, Gert, sta partendo, lo seguo. Sì, ti richiamo, chiudo. Vai. Una birra, per favore. Grazie. Chi lo aspettava in birreria? Ha incontrato un autista. Che genere di autista? Un conducente di pullman, ne possiede uno. L'abbiamo appurato con il numero di targa. Paul Jenicke, nato nel 40. Ci sono due precedenti. Lesioni personali e detenzione abusiva di armi. È tutto. Dunque, sono 6 anni che riga dritto. Ah, c'è anche una soluzione. Il 2-10-82. Poi ha fatto il tassista e il conducente di pullman. Sì, però ha fatto il tassista per 3 anni senza un'auto propria. E all'improvviso ha acquistato un pullman. In contanti. E come? In birreria, quei due, di che cosa hanno parlato? Non lo so, però discutevano animatamente. Lo convochiamo o andiamo da lui? No, pediniamolo e basta. E adesso c'è una sorpresa. Ha subito un terzo processo, per rapina. Ed è stato assolto nuovamente. Sì, grazie a un testimone. Una cugina acquisita. E sa come si chiama? Come faccio? Mica sono un chiaroveggente. Guardi, legga lei stesso. Sylvia Clatt. Andiamo. Non ha sentito parlare dell'attentato al signor Bolander? Ah, è scritto sul giornale. E prima non ne sapeva niente? E come potevo? Può averlo saputo dal signor Brecker. Ma che cosa le viene in mente? Lei per 2 anni è stata la dama di compagnia in quella casa. Ero la dama di compagnia della signora Brecker, non del marito. Il signor Brecker, lei è indifferente? Sì, del tutto. Oh. A me non sembra che le sia tanto indifferente. E questa ne è la prova.
È vero, c'è stato un tempo in cui io ero la sua amante. È un delitto? Questo non l'ha detto nessuno. Non spetta a me giudicare, sono fatti suoi. Quando cominciò, il signor Marolm era ancora in vita? E quando è finita? Quando? Non ricordo bene. In ogni caso è finita da un pezzo. Bene, grazie signora Clatt. Arrivederci. Arrivederci. Ah, un'ultima domanda. È ancora in contatto con Paul Jenicke, il suo parente? Non è mio parente. È cugino del mio ex marito. Non ho più contatti con lui. Grazie e buongiorno. Buongiorno. Vorrei tanto arrestarla, ma non è possibile, purtroppo. Mi sento come un giocatore di scacchi che, per vincere la partita, sacrifica la regina. Salve. Non è ancora pronto, signoria. Non sono venuto per questo, ma per fare un acquisto. Signor Weigert. Solo un momento. Sì, mi dica. Buongiorno, le ruberò poco tempo. Buongiorno. Ne vorrei uno come quello. Allora tornerò lunedì prossimo. D'accordo. Grazie. E arrivederci. Arrivederci. Mi scusi. Sì? Di che cosa ha parlato con quel signore? Polizia criminale. Ah. Ha chiesto quanto gli costerebbe comprare un pullman nuovo. E quanto gli costerebbe? Restituendo il suo deve aggiungere circa 100.000 marchi. Grazie molte. E non gli dica che le ho parlato, va bene? Signor Brecker, cosa c'è? Ho da fare, non vede? Sì, sì, lo so, signor Brecker, ma... Un momento. Sì, Brecker. Cosa? È per lei. Sì? Ha fissato per mezz'ora le finestre della Clat.
E adesso cosa fa? Sta fermo davanti alla porta ad ipnotizzare il suo campanello. Cosa devo fare se sale da lei? Sta venendo qui, chiudo. Signor Brecker, la devo pregare di venire con noi. Di venire dove? Domani avrà una giornata pesantissima. Anche noi, signor Brecker, anche noi. Ma senti, Paul, non c'è tempo fino a domani? Beh, non è una buona ragione. Così, in piena notte. Bene. Ma tu dove sei? Sono nella cabina telefonica davanti a casa tua. No. È meglio che io non salga da te. Qualche tuo inquilino ci potrebbe vedere, non mi sembra il caso. Vieni giù nel parco, Silvia, ho bisogno di parlarti, è urgente. Sì, la via centrale, dove ci sono le panchine. Avverti Custer di venire subito qui. Ok. Siediti, Silvia. Allora che vuoi? Era così urgente? Ho bisogno di un consiglio. Ti ascolto. Ecco, vedi, io potrei guadagnare 100.000 marchi con grande facilità. Come allora. E come? Con un altro omicidio. E chi sarebbe il mandante? Lo stesso di allora. Rimani qui, Silvia. Io lo farò. E non per i 100.000. Devo uccidere te. Altrimenti ci mandi in rovina tutti quanti, me, Brecker, gli altri, tutta la famiglia. E questo per la tua patologica sete di vendetta. Tu sei completamente impazzito, Paul, lasciami! Qui la pazza sei tu. Prima mi fai andare con gli scacchi da Volander, poi ci vai tu e fingi di trovarli per caso. Poi avverti la polizia, mandi un pacco esplosivo a Volander. È solo per mettere Brecker sotto pressione, perché lui ti ha piantata. Eppure ti ha dato tutto, i soldi, la casa, ma che altro... Lui! Ne ho diritto, non posso rinunciare! Se avessi spedito la lettera al notaio, con quello che c'era scritto,
Adesso nessuno di loro sarebbe miliardario. Se avessi, smettila. Sei stata pagata esattamente come me. Se ora sei stanca di vivere. Stanca di vivere? Ebbene ci penso io. Aiuto! Assassini! Fermati! Aiuto! Peccato. Silvia. Fermo, polizia! Ho sentito la confessione involontaria di quei due. La voleva uccidere. Lui è un assassino a pagamento. E questo è il suo mandante. E tu? Cosa sei tu? Già, cos'è lei?